Buonasera a tutti i radioascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. Qua a parlarvi è Annalisa Mazzolari e abbiamo come ospite oggi Eugenio Curti. Ciao a tutti, buongiorno, ciao Annalisa. Ciao Eugenio, tutto bene? Tutto bene, grazie, spero anche tu. Non ci vediamo fisicamente da un po' di tempo. È vero. Da dove ci stai parlando adesso? Da casa, dal mio studietto, dal mio mini studio, sono qui, sto facendo un po' di cose, la mattina ne approfitto, visto che la mattina è un po' più tranquilla. Bene, bene, adesso parliamo anche delle cose che stai producendo. Allora, Eugenio, tu sei chitarrista, sei laureato in chitarra jazz pop in conservatorio. La prima domanda che ti faccio è: come è nata la passione per questo strumento nello specifico e anche per il genere, poi diciamo jazz alla fine, pop jazz, ecco? La chitarra mi è sempre piaciuta come forma, devo essere sincero. Mi ricordo a 7-8 anni, penso di averne vista una a casa di un mio parente. Mi è piaciuta la forma, mi era piaciuto questo colore sfumato, il classico color marrone sfumato. E da lì ho cominciato a chiedere ai miei di voler suonare, ovviamente conoscendomi mi hanno detto di no. Cazzino, cambiavo parecchie idee. Invece questa cosa mi è rimasta e a 13 anni mi sono fatto prestare una chitarra da un amico che aveva a casa. E ho imparato prima da solo con un libro, il classico chitarrista in 24 ore, giusto per capire gli accordi. Poi ho cominciato a fare un po' di musica con gli amici e mi sono reso conto che mi mancavano un sacco di cose. Quindi ho cominciato a studiare con degli insegnanti fino a finire poi il percorso in conservatorio, che è stata diciamo che era un fuori programma, nel senso che non avevo considerato questa cosa, però io ho studiato tra i vari insegnanti anche con Luca Colombo, e parlando un giorno mi ha detto che molto probabilmente sarebbe finito a insegnare in conservatorio. E quindi ho fatto un po' tutto al volo, ho detto ma sì, mi iscrivo, prendo un pezzo di carta e basta. È stato un bel percorso, però Direi anche ricco, perché poi ti ha portato veramente a suonare con tantissime persone in tantissimi progetti diversi anche, quindi hai anche l'abilità di portare comunque del tuo, ma suonando in armonia con appunto quelli che sono gli altri musicisti. E quando nasce invece l'esigenza di Eugenio Curti di esprimere il diciamo se stesso? Ma è una cosa che è maturata. Allora, ho sempre fatto musica originale con le band, ho sempre avuto delle band di musica originale fin dall'87-88, prima di rock italiano, poi di hard rock, fino ad arrivare al progressive. Poi ho un po' abbandonato quando ho iniziato a farlo di lavoro vero, perché comunque c'era l'esigenza con la musica originale, anche tempi indietro si andava poco lontano. Quindi ho cominciato a chiamarmi nelle varie band, chiamiamole cover band, e si sono accavallati gli impegni, come tutti, non ne avevi una sola, ce n'erano due o tre, certo. Per cui ti giostravi e ho un po' perso di vista, diciamo, questo lato. Dopo, o meglio, durante gli anni del conservatorio ho iniziato a scrivere cose mie, perché c'era l'esigenza di raccontarmi un po', perché c'è questa cosa, facendo un po' il turnista, il session man, suonando con tanta gente, rischi sempre di perdere di vista chi sei. Dai sempre tanta cosa, sì, un po' del tuo ce lo metti, tante volte sono imposte, diciamo, dalla produzione. E quindi ho cominciato a scrivere cose e ho fatto il disco che poi è quello di 2 anni fa, Step by Step, e adesso sto facendo altro, focalizzandomi ancora di più su quello che mi piace. È una scelta un po' non improvvisata, è una scelta maturata. Ok, è interessante quello che racconti, il fatto che per un musicista può essere facile perdersi quando appunto suona con gli altri. È anche importante il lavoro che hai fatto, perché comunque tiene viva la caratteristica che secondo me è tua, perché ho avuto modo di ascoltare il tuo disco, di tenere una certa... ho ascoltato il tuo disco e ho avuto modo anche di suonare con te, quindi confermo il fatto che nonostante, come ho detto prima,
hai modo di collaborare con tanti altri musicisti, però si sente che la tua chitarra, che è la chitarra di Eugenio, no? Quindi è importante questo equilibrio che crei e ti faccio i complimenti perché non è una riflessione semplice e scontata, ecco, da fare. E una domanda, nella tua chitarra quindi racconti molto te stesso e anche interiormente. Il disco in qualche modo è particolare perché è introspettivo, devi essere proprio un ascoltatore attento per cogliere certe sfumature nello specifico. Quindi, considerando anche il pubblico che c'è ultimamente, che forse è poco abituato all'ascolto, com'è stato l'impatto di questo disco, una volta che è stato pubblicato? Che feedback ha avuto? Ma sono stato contento, devo essere sincero, perché l'ho fatto, come ripeto, per un'esigenza mia di dire qualcosa proprio con la mia voce. E pensavo che la cosa finisse, sai, al circuito degli amici. Sì, invece questa cosa mi è piaciuta perché un sacco di gente, vabbè. Suonando con le band giro l'Italia, giro anche all'estero, ho conosciuto gente, ho avuto modo di interagire con persone raccontando che avevo fatto un disco, hanno voluto sentirlo, quindi sono riuscito a venderlo ma anche a farlo conoscere. Poi ho un amico con cui ho suonato che si è sposato e vive a New York, ha voluto la copia del mio disco, l'ha fatto sentire, mi hanno intervistato il mese scorso da Caspita. interesse, cose di questo genere. Allora, rimanendo nel piccolo ovviamente, però sono stato veramente contento di questa cosa perché tutti i feedback che mi sono arrivati, positivi e negativi non direi, però quelli che hanno fatto notare delle cose che secondo loro potevano starci, mi ha fatto veramente piacere. Sono stato veramente contento, non pensavo ci fosse un riscontro così, ecco. Ma infatti sono anche io contenta di sentirti. Normali, non sono produzioni quelle mega, quindi sai quando si parla di produzioni, di cose autoprodotte, non ci si rivolge a un mercato così Certo, ampio. però in ogni caso questo non svaluta un lavoro rispetto all'altro, anzi, cioè dall'ascolto non si direbbe che è una produzione minore poi rispetto a quello che si sente in giro proprio. Strumentale e quindi proporre musica strumentale oggi come oggi è È veramente difficile. un po' di nicchia, però mi piace, anche perché se dovessi cantare probabilmente non No, fai benissimo a tener viva questa cosa. E adesso invece, mi anticipavi che stai scrivendo qualcosa di nuovo? Hai in progetto qualcosa di nuovo? sto scrivendo dei brani nuovi, però rispetto al disco vecchio, che come dicevi tu, ed è vero, era molto introspettivo perché è una sorta di viaggio da quando si nasce in poi, passando per vari momenti della vita che ho cercato di descrivere. Questo invece che sto facendo, pensando anche a uno sviluppo live, l'altro era molto più articolato, un sacco di musicisti, un sacco di amici, un sacco di atmosfere. Questo lo sto pensando un po' più da trio, da quartetto. E soprattutto mirato a quello che io ascolto al 98% delle volte, cioè il modern blues, Robin Ford, piuttosto che questo mondo, ecco, Matt Scofield e questa gentaglia qui che turba le notti, ovviamente con le dovute, come si dice, dimensioni, ecco, con i paragoni con loro. Però il mondo che mi piace è quello lì. Quindi sto scrivendo brani pensati per un trio, massimo quartetto, e il genere modern blues, Bello. un po' soul, qualche colorino di jazz, ma lo dico piano perché non sono un jazzista vero, quindi. Figata, bello, bello un sacco. E dici dove possiamo seguirti sui vari canali social per rimanere aggiornati sulle novità. C'è la mia pagina Facebook, sia quella principale mia, Eugenio Curti, dove è quella che uso di più, poi c'è quella musicale dove metto solo le cose musicali, sia per il mio progetto che per altre cose. E poi sono su Instagram, non lo so, penso di essere su qualsiasi cosa, perché sai che adesso tutti i canali sono buoni per far Sì, sì, passare la sì. musica. Quindi
quelli principali sono questi, da Instagram, Facebook, ho il mio canale YouTube, ma dove posto delle cose, sì, ci sono anche i miei brani, però posto dei test di strumenti musicali o qualche video che mi faccio qui in casa, giusto per, niente di che, ecco, non ho pretese. Ho capito. Perfetto, allora andremo sicuramente a seguirti, anche perché siamo molto curiosi, magari quando uscirà l'album potremo anche rivederci, così... Magari anche prima, visto che non ci vediamo mai. Ah no, beh, noi personalmente sì, è ospite in radio per poter parlare appunto dell'album e magari in anteprima presentarcelo. Volentieri, assolutamente. Bene, bene. Allora io e Eugenio ti ringrazio per essere stato il nostro ospite. Adesso ci ascoltiamo un brano tratto dal tuo ultimo album che è Immersion. E ci salutiamo quindi con l'invito a rivederci qua a Verona in Musica. Da qui Annalisa e Eugenio salutano tutti i radioascoltatori. Ciao a tutti, grazie. Ciao.